Kandahar, attraverso i monti afghani per raggiungere la città. La foresta amazzonica brucia, a rischio il polmone del mondo. Moda, si inaugura oggi il Tempio della Moda al centro di Roma. Vacanze acquatiche, gli italiani amano i parchi acquatici. Gli hobbit sono davvero esistiti alla ricerca dell'Homo floresiensis, la regina Elisabetta e la corona. Iniziamo subito questa edizione speciale del Trigi del Passato collegandoci con la nostra inviata in Afghanistan. Ciao Sara! Buonasera, vi parlo da Kandahar, dove sono arrivata partendo dal confine col Pakistan e attraversando i territori montuosi afghani. Partendo con mezzi di fortuna, a un certo punto ho dovuto proseguire a piedi, insieme a un gruppo di afghani che come me doveva arrivare in città. Alla partenza ci hanno coperto completamente con il burqa, un indumento tipico del luogo, che le donne sono costrette ad indossare per non incorrere alla punizione dei talebani. Dopo giorni di estenuante cammino, sotto la copertura del nostro indumento, siamo arrivati a destinazione. Da dove adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima per aggiornamenti. Qui Sara, a te studio. E adesso passiamo al prossimo servizio, collegandoci con la nostra inviata dal Brasile, dove andate a verificare le condizioni della foresta amazzonica dopo i recenti incendi. A te la parola. Ciao Carmine, buonasera. Come vedi, mi trovo in Amazzonia. L'Amazzonia è una vasta regione geografica del Sud America, caratterizzata da una foresta pluviale, detta anche foresta amazzonica. Si estende su una superficie di 6 milioni di chilometri quadrati, suddivisi in 9 paesi. Nelle foreste tropicali dell'America c'è maggiore biodiversità rispetto a quelle africane e asiatiche. Si trovano circa 100.000 specie di invertebrati, 3.000 specie di pesci, 1.300 specie di uccelli, ma anche tantissimi mammiferi. Linea allo studio. Moda. Si inaugura oggi il Tempio della Moda al centro di Roma. Ciao Carmine, come vedi sono qui, in questo storico palazzo al centro di Roma, diventato oggi centro di ritrovo per chi ha occasioni mondane e la moda. È accorsa moltissima gente ad ammirare questo concentrato di fashion, design e moda. E da domani sarà aperto anche al pubblico, che verrà qui ad acquistare l'ultimo modello d'abito o la borsa Coupole, o solamente di farsi occhi di bellezza. Adesso ti lascio la linea e mi lancio anche nella moda degli ospiti. Quanto è diffusa la passione per la moda, ma ora vediamo quanto amato il divertimento legato all'acqua con Francesco, che ci parla dei parchi acquatici. Ciao Carmine, come vedi mi trovo in un parco acquatico, dove persone di ogni età, intere famiglie, trascorrono il loro tempo libero, cercando un ludico, forse ancestrale, rapporto con l'acqua. Come vedi si ritorna un po' bambini. Inoltre la nuova apertura, ovvero il nuovo scivolo ad acqua, ti fa provare l'ebbrezza della velocità. In linea Salvatore dall'isola Flores, Indonesia, che ci parla del ritrovamento dei resti di ominide. Ci sei? Ciao Carmine, sono qui. Homo floresiensis è una specie di ominidi diffusa nell'isola indonesiana di Flores, in un periodo compreso da circa 190.000 a 54.000, con alcuni resti che sembrano risalenti addirittura a 12.000 anni fa. I ricercatori hanno concluso che le origini di Homo floresiensis devono essere fatte risalire all'epoca di Homo habilis, fino a circa 1,75 milioni di anni fa. Secondo i ricercatori, gli hobbit di Flores sarebbero discendenti di un'antenna di comune, con il più antico membro del genere Homo, disseminando così una migrazione fuori dall'Africa, avvenuta precocemente nella nostra storia evolutiva. Con riferimento alla scalza altezza, l'ominide è stato soprannominato Hobbit, come il popolo fantastico del libro di Tolkien. Linea studio. E adesso passiamo al prossimo servizio, la regina Elisabetta e la corona. Buongiorno, Sua Maestà. La trovo in splendida forma. Oh, grazie. E percorrendo la sua pinacoteca, ho visto quadri che la ritraggono con i più famosi personaggi storici. Li ha conosciuti tutti? Veramente sono loro che hanno avuto l'onore di conoscere me. Questa è la sua corona. Quanto è pesante portarla così a lungo? Oh, niente è pesante per me. Grazie, Sua Maestà. La saluto e le do appuntamento alla prossima. Pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco, ora non c'è più tempo per pensare.
aspettare. I titoli di oggi: In viaggio per la Despar, La foresta amazzonica brucia, a rischio il polmone del mondo. Moda: si inaugura oggi il tempio della moda al centro di vacanze acquatiche. Gli italiani amano i parchi acquatici. Ritrovato un esemplare di Homo Scarpantibus. La regina Elisabetta parla ai suoi sudditi. Iniziamo subito questa edizione speciale del TG Era Covid-19, collegandoci con la nostra inviata Martina. Dove sei? Eccomi, mi sto preparando per il mio viaggio avventuroso. Devo mettere... il burka? No, peggio. Mascherina, visiera, guanti e i documenti di autocertificazione. Per i talebani? No, polizia, carabinieri. Ma dove devi andare? Alla destra a fare la spesa. Ciao Carmine, a te studio. E adesso ci colleghiamo con Sofia. Ciao Sofia, dove sei? Nella foresta amazzonica, come si vede dalla grandissima quantità di specie vegetali e animali. Come vedi, la foresta gode di ottima salute. A te studio. Ok Sofia, passiamo adesso a un tema più frivolo. Ci colleghiamo con la nostra inviata... Sono nel nuovo tempio della moda. Come vedi, qui si respira aria di glamour e fashion style. Qui il pubblico va ad acquistare l'ultimo modello di abito, la borsa più cool o solamente riempirsi gli occhi di bellezza. Ora ti restituisco la linea e mi lancio anche nella folla degli acquirenti. A te studio. Ci colleghiamo adesso con Marica Antonio. A voi la linea. Il mio piano è un parco acquatico dove le sue ritorni d'alto e le bambine vengono sessualmente il quadrifero. Del piano ludico può sentire a posto con l'acqua. Come vedi, si ritorna un po' bambini. Ci colleghiamo ora con Ginevra, che ha ritrovato un raro esemplare di Homo Scarpantibus. Sì Carmine, siamo qui per mostrarti una variante dell'Homo sapiens sapiens, ormai in estinzione, un esemplare femmina. Come potete vedere, somiglia all'Homo pantofilantibus, ma se notiamo attentamente, c'è un piccolo particolare che lo distingue. Fantastico, vero? Sì, davvero insolito e affascinante. E adesso la regina Elisabetta fa il discorso alla nazione. Vi parlo in un momento di grande difficoltà per il nostro paese. Questo virus può essere molto pericoloso per voi comuni mortali. Vedete cosa è successo al primo ministro Boris Johnson? Pensava di essere la regina Elisabetta e non ha preso le dovute precauzioni. Siate prudenti. A presto. I titoli di oggi: In viaggio per lavorare, attraverso la città per il lavoro. La foresta amazzonica brucia, distrutto il polmone del mondo. Moda: visitiamo il tempio della moda al centro. Vacanze acquatiche: gli italiani amano i parchi acquatici. Ma l'acqua dov'è? I nuovi umani si presentano. La regina Elisabetta fa il resoconto sulla nuova era. Buonasera e benvenuti a questa edizione speciale del TG del futuro. Apriamo questa edizione collegandoci con Giuseppe. Eccomi, mi sto preparando per andare al lavoro. Ogni mattina devo attraversare la città per andare al lavoro. Ma come vedete non è una bella passeggiata, ma dobbiamo adattarci, ormai questo è il nostro mondo. E adesso ci colleghiamo con Luigi. Ciao Luigi, dove sei? Sono nella foresta amazzonica. Foresta amazzonica? Sì, questo è il risultato di anni di devastazioni e incendi. E non credo che ormai si possa rimediare. Passiamo adesso a un tema più frivolo. Ci colleghiamo con il nostro inviato Gennaro. Ciao Gennaro, dove sei? Come vedi, sono davanti al negozio Super Trendy, dove c'è tanta moda. Solo qui puoi trovare vestiti di altra moda per tutti i gusti. Adesso ti restituisco la linea e mi lancio anch'io nella folla degli acquirenti.
Ci colleghiamo adesso con Flavia. A te la linea. Come vedi, mi trovo in un parco acquatico dove persone di ogni età, intere famiglie vengono a trascorrere il tempo libero cercando un ludico, forse ancestrale, rapporto con l'acqua. Come vedi, si ritorna un po' bambini. Ok, ok, basta così, che orrore. E adesso i nuovi umani si presentano. Al nostro periodico appuntamento con la regina Elisabetta. Come va, regina? Sempre in forma? Vorrei dire che va bene, ma mi pare che l'uomo ha lasciato libero, ha combinato solo guai. Guardandomi indietro vedo che ha distrutto tutto il suo ambiente fino a farsi sostituire da una macchina. Che vuole che le dica? Ci riaggiorniamo fra 50 anni. Ma l'acqua dov'è? I nuovi umani si presentano. La regina. Che c'è? Che sta cadicoso?